Una vita bella, ricca, cialtrona, povera, piena di successi e di fallimenti, di grandi passioni e infinite devastanti delusioni, di impossibili grandi conquiste e cadute degli dèi. Insomma, una normale vita di tutti i giorni in un mondo fantastico. Ciao, zia Liana. Ciao nipotina bella! Ciao tesoro, in queste tue righe di sicuro c'è l'anima della tua biografia che è appena uscita edita Baldini Castoldi, che è dal titolo Romanzo di vita vera. Ma la tua vita, Liana, è stata una favola straordinaria, possiamo dirlo così? È stata un'avventura inoltre che una favola, una continua avventura, pericoli, cose stupende, cose bruttissime. Sai, proprio dalle stalle. E soprattutto con un grande entusiasmo, Felinette, con un grande entusiasmo, perché se tu, nel libro c'è tutto il perché io ho avuto questo exploit nella vita, perché io da piccolina sono stata tanto ammalata, per colpa di un dottore, vedi che la mala sanità c'era anche allora, eh? Avevo 4 anni, avevo preso una polmonite di quelle brutte e mi curavano per il tifo. Perciò immaginati una bimbina che non c'era ancora l'antibiotico, non c'era la penicillina, una bimbina di 4 anni con la polmonite che mi mettevano nell'acqua e ghiaccio per potermi far passare la febbre, mi hanno rovinato, sono stata anni a letto e questi anni a letto che io ci ragionavo, ho capito, perché non potevo vedere gli altri bambini che facevano mio fratello Nando, il mio amore. E Rinaldo non c'era ancora, perché avevo già 7 anni quando è nato Rinaldo. E tutti che giocavano, che si divertivano, che facevano cose meravigliose. Io l'ho sempre letto così perché non potevo fare niente, che non riuscivo neanche a alzare la manina. E allora, sai, tutto questo ha sviluppato in me una tale voglia di vivere, di essere, di conoscere, di fare, di odorare, di profumare, di mangiare, di strappare. Insomma, ero una specie di piccolo mostro, spugna, sai, quella spugna che poi si allargava per toccare, per vedere, per sentire, per avere le sensazioni che io in realtà non potevo avere perché ero lì in un letto. E tutto questo mi ha dato questa spinta che io ho ancora. E ringrazio Dio e la mia camicia della Madonna, perché io sono nata con la camicia della Madonna, mia cara. E non è mica una cosa tanto semplice, eh? Mica tutti ce l'hanno. Tu sei Quando sono nata, nata, tu sei come nata. un involucro. Che mi copriva totalmente naso, bocca, occhi, completamente chiuse dentro a un involucro che la levatrice, quando lo vide, perché io la mia mamma non fece in tempo, io nasco in una notte di burrasche di tregenda, e nasco per miracolo. Il giorno della Befana, il 6 gennaio. Con la neve alta così, senza luce, senza niente, con la carovana piazzata in un angoletto, la mamma non aveva fatto in tempo arrivare all'ospedale, per cui mio papà, poverino, nella notte a cercare con la bicicletta un dottore, qualche nessuno ci voleva andare, perché figurati con quel temporale, con l'uragano di neve. E invece questa levatrice bella, dolce, si è impietosita di questo ragazzo che urlava: aiutatemi, una levatrice, aiutatemi nel buio della notte, capito? E questa proprio come un altro, ha detto: cosa hai, figliolo? Cosa ti succede? E lui ha detto: mia moglie deve partorire, io sono là. E non sapeva neanche come dirgli, perché era arrivato con la carovana in questa piazza di cui non conosceva il nome, di cui non c'era nulla, capito? In questa notte di temporale, no temporale, di neve, di tempeste, sembrava di essere il dottor Givago, da come me lo racconta la mia mamma. E come lo raccontava la mia mamma. E allora questa si è impietosita, è andata con lui seduta sulla canna della bicicletta che mio papà spingeva in mezzo alla neve per arrivare, perché manco potevano momenti camminare. E io sono nata, questa quando ho detto: oddio, oddio, la camicia della Madonna, mamma mia, se non venivo qua non l'avrei mai vista. Era lei che ringraziava mia mamma che l'aveva chiamata in una notte del genere, perché aveva visto finalmente la camicia della Madonna, che dicono dalle nostre parti che questo porti una grande fortuna, che più che fortuna, una protezione. Attenzione. E ti devo dire, Franceschina, che è la verità. Io
Ho tanti anni, lo sai, no? Io non mi vergogno perché i miei anni sono stati così vissuti, io li ringrazio, sono grata ai miei anni, ai miei 84 anni, io li ringrazio uno per uno, li amo uno per uno, quelli brutti, quelli belli, ma li amo tutti perché li ho passati, capito? Io non dovevo vivere, io a 4 anni dovevo morire perché studiavano su di me all'ospedale, ecco perché ti dico viva per miracolo, c'è tutto nel libro, studiavano sul mio corpicino, siccome non c'era più niente da fare, allora in ospedale studiavano gli effetti di una diagnosi sbagliata. Allora un medico si impietosì perché sapeva che la mia mamma si nascondeva tutte le notti nel gabinetto e poi veniva fuori quando andavano via i dottori per starmi vicino. Allora lui disse, signora, rapisca sua figlia, stanotte la porti via, trovi una stanzetta qui intorno, io vengo a trovare la bambina, vedrà che qualche cosa facciamo, ma la porti via perché se rimane qua muore. E la mamma fece così, mi rapì, capito? Vabbè. Senti Diana, di sicuro, ascoltando e leggendo la tua vita, un po' del mio DNA mi dice che la tua vita è un film. Cioè è già scritto, questo libro è già pronto per diventare un film. Io mi auguro che qualche produttore che ci ascolta e che abbia letto questo tuo libro, perché davvero è un film già sulla carta, no? Innanzitutto, diciamo che tu hai avuto due fratelli, no? Straordinari, che sono Nando. Meravigliosi. Nando, che era il grande amico di tuo zio, che il mio nonnino, la pelle, guarda, si volevano bene, sia Nando adorava tuo zio perché noi tutti l'adoravamo, io in primis, ma Nando era proprio il suo amico del cuore. Sì, proprio, sì, è vero, ed era corrisposto. Erinaldo, i miei due, noi eravamo i tre moschettieri. Senti Liana, tu hai avuto un papà meraviglioso che si chiamava Paride, ed è questo papà detto Pippo, faceva il clown. Tu purtroppo l'hai perso molto giovane, il papà, perché ho letto che tu l'hai perso che avevi solamente 19 anni e il papà era... Pensa, 48. Papà giovanissimo, quindi. Purtroppo è morto di una ictus in seguito a un piccolo attacco di cuore, ma una stupidaggine, chissà come mai, fatto sta che è morto proprio in ospedale. Pensa che mi era andato a prenderlo mio marito, sì, mio primo marito, sì, certo, per portarlo di nuovo in circo, sì, e invece quando è arrivato là era morto da un quarto d'ora la mattina. È morto così. È una storia d'amore stupenda quella di mia mamma. Con la tua mamma. Guarda, è una persona meravigliosa. Io la tua mamma Alba l'ho conosciuta ed era una persona meravigliosa. Tu hai viaggiato tutto il mondo, ma sei sempre rimasta legata alle tue origini emiliane. Lo dici, lo gridi, sei molto orgogliosa di questo, perché sei nata a San Giovanni in Persiceto. Questo è bello perché hai tutto il vigore dell'Emilia anche, no? Ferrarese pura, poi trasportata a Milano da piccola, ma Ferrarese, famiglia Ferrarese. La famiglia di mio babbo è Emiliano Romagnola, per cui scusa se non sono orgogliosa, io non so, deve essere orgogliosa, sono lo proprio assolutamente. Forse pochi sanno che questa grande dinastia degli Orfei parte da lontano, addirittura prima del 1820, addirittura, no? Come teatranti che andavano per spettacoli. Nasce in maniera molto strana, nasce da un prelato, un prelato che si spoglia, toglie le vesti per sposarsi con una bellissima zingara montenegrina. E da questa unione, siccome lui era un bravissimo concertista, e però tu capisci, in quell'epoca erano stati allontanati da qualsiasi tipo di non... Allora loro cominciarono con, così mi raccontava nonno, io, la nostra storia non è scritta, dicono qui, dicono là, dicono su, io ti dico solo quello che mi diceva mio nonno. Mio nonno mi raccontava questo, e anche la zia Vittoria, sua sorella, la sorella del mio nonno, mi raccontava questo, cioè che questo prelato si sposò per sposarsi con questa bellissima zingara e siccome non potevano più fare concerti, lui non poteva più fare concerti perché non lo accettavano in nessun teatro, era allontanato dalla chiesa, si dice così, no?
E allora cominciarono a fare un piccolo teatrino con dei pezzi di legno, delle cose. Poi non bastava perché lei cantava bene, lui suonava bene, ma non bastava. Allora cominciarono con un asinello, sai, conta 10, uno, e dall'asinello poi i cagnolini, dai cagnolini l'orso, dall'orso. E cominciarono così, diciamo, la dinastia degli Orfei, che hanno avuto il circo da sempre. Però, diciamo tutta la verità, questo a onore di persone che io amo, anche adesso che non ci sono più, è iniziata la fama internazionale, non c'era prima, c'era solo la simpatia della nostra terra. Certo. Quando c'era il nostro circo, eravamo stanziali, eravamo circo, perché era così una volta, i circhi erano per esempio i Togni da una parte, tipo Bergamo, questo e tutto il nord così, e noi poi c'erano quelli che erano nel sud e noi eravamo sempre in Emilia-Romagna, sempre, eternamente. E però rimaneva lì il nome, capito? Il nome è iniziato con cinque personaggi ad andare nel mondo. Orlando Orfei, lo zio, Liane Orfei, ma la Moira Orfei, Nando e Rinaldo. Noi cinque abbiamo mandato, demandato al mondo intero il nostro nome con i grandi spettacoli che abbiamo preparato. Lo zio Orlando divenne famoso per un domatore racconta, era l'epoca in cui la televisione in Italia era Dio in terra e in ogni luogo, cioè era l'epoca che la gente si riuniva nelle case perché non tutti avevano la televisione, ce n'aveva uno sì e 20 no. Allora Certo. andavano sempre nella casa di questo per vedere la televisione, capire, era una cosa, te l'ho detto, Dio in terra e in ogni luogo. E lo zio iniziò così. Poi lo zio partì, dopo ci dividemmo e lo zio partì e andò in Brasile, dove divenne famosissimo Brasile, tutto il Sud America era di mio zio. Poi cominciai io a fare i film perché mi scoprì tuo zio. Mi scoprì tuo zio, disse: sì, vieni, dai, ti faccio un provino. È una cosa molto carina che è dentro lì. È una commedia, come ci siamo incontrati. È una commedia. Voi vi siete E incontrati alla fine degli anni 50, no? Con lo poi. zio Enrico nel 58. Nel 58. E cosa successe in quell'incontro? Sì, mi voleva, però mi ha fatto il provino, figurati, aveva bisogno di una donna molto giovane, mi aveva raccontato perché ero rimasta un po' male, che non era andato bene il provino, logico, no? Sì. E perché aveva bisogno di una donna molto giovane, ma molto sofferta, molto, che aveva patito. Capirai, ho 19 anni, balla tranquilla, paciocona, tortellini e lasagne dalla mattina alla sera, pensa che faccia sciupata potevo avere. Per cui non facemmo nulla. Però il fatto che tuo zio sia il grande, il genio, il meraviglioso, unico, unico. Meno male che tu hai preso parecchio di lui, eh? Meno male. E se fosse interessato di me, immediatamente cominciarono giornalisti, cominciarono produttori. Io da quel momento lì in poi ho girato in totale 53 film. Poi lasciamo. 53 film in 10 anni In hai 10 girato, quindi una cosa pazzesca. E Ma guarda che ho fatto fino a 5-6 film all'anno. hai girato, ricordiamolo, perché non hai girato solamente nei clown con Fellini, perché poi negli No, anni tesoro! 70 Io ho arrivi girato anche da protagonista con Orson Welles, con con Orfei. Victor Mature, con Fernando Lamas, con i più grandi attori americani, con i più Dino grandi Risi con attori italiani. Castroianni, no? 4 anni, Tognazzi, Totò, Wasman, con i registi Pietrangeli, Risi. Tognazzi, hai registrato. Io ho avuto una carriera stupenda di cui ancora oggi dico, Dio, ma ero proprio io quella lì a cui hai dato questa grazia, questa cosa infinita. Veramente è stato un sogno la mia vita. Ma il provino con Federico era per la Dolce Vita, 58, quindi doveva essere un provino per la Dolce Vita. Sì, era per la dolce vita, così almeno mi sembra, sai cos'è, che non è che ho una grossa memoria. Mi ha sconvolto la vita questo fatto di tuo zio, perché io ero sposata da poco con questo grande giocoliere, più grande giocoliere del mondo, per cui appena sposati noi partimo subito per il Moulin Rouge di Parigi, l'Lido di Parigi, la Radio New York City di New York, il Palladium di Londra, questi erano i teatri che facevo con mio primo marito. Lui faceva il giocoliere, io facevo da partner, belloccia, diciamo, C'hai 20 anni. fatta come all'epoca, ti ricordo, erano fatte così le donne. All'epoca io ero fatta così perché mi arrivava la fattura, ma l'ha fatto così.
allora, cioè, allora si diceva le donne ad anfora, capito? Anfora, sì. No? Proprio parte così. E poi ci aiutavamo anche con lo stringivita, facevamo di tutto per essere proprio quelle anfore. E io venni al circo a Roma insieme a questo mio marito, il primo, con la piccolina, la Cristina, che era piccinissima, aveva un pochi mesi, 2 o 3 mesi, per fare il Natale con la mia mamma, perché era da poco che mancava il mio papà, era solamente un paio d'anni, capito? Per cui era un dramma grandissimo. E lì che incontrai, perché io feci la partner a Nandino, a Nando, no? Feci la partner come facevo prima di sposarmi. E lì mi vide un agente cinematografico che disse: ma questo va bene per Federico, questo lo devo... E lo disse a Federico, che disse: va bene, portamela. Questo agente venne e io: ma figuriamoci se Federico vuole Fellini, vuole me. Ma dai, dai. Io allora pensavo che il cinema fosse una cosa tutta torbida. Noi si pensava così, capito? Era la perdita. Quando ci sono entrata nel cinema, ho visto che il cinema è esattamente come tutte le altre cose: se vuoi essere perduta, sei perduta, se non vuoi essere perduta, non sei perduta. Perché Federico ha sempre detto, lo zio Federico, che il cinema, il suo Teatro 5, quando lui girava, era un grande circo, ed era vero in fondo, no? Vero. Lui si è sempre trovato bene, la sentiva la sua casa, il circo, no? E tu hai sempre detto che Federico era un circense. Perché, Eliana, Federico era un circense, secondo te? Perché non si può capire, compenetrare, amare il circo come lo faceva lui. Il circo era una parte, ma molto importante, della vita di tuo. Non era di passaggio, come fanno tanti grandi registi, come fanno tanti grandi attori, autori. Oh, che bello il circo! Oh, che meraviglia il circo! Ah, chissà che vita fate! No, tuo zio conosceva il circo meglio di noi. Aveva proprio, ce l'aveva nel sangue. Aveva il circo nel sangue, Federico. Ecco perché io ti dico che non. Addirittura un grosso psicologo che lavora sempre in Rai, che viene proprio ospitato con la barba, è molto famoso. Un giorno parlammo, che eravamo ospiti in una trasmissione. Come si chiamava? Meluzzi. Uno molto bravo, uno a cui io credo. E allora parlammo e si parlava di Federico, di che cosa era il circo per Federico, e lui disse una frase che mi colpì tantissimo. Dice: guarda, guardi signora, che se non c'era il circo non c'era nemmeno Fellini. Capito? Per dirti quanto Federico era il circo, perché il circo è fantasia, il circo è storia, il circo è il sentimento, il circo è audacia, è invenzione. Noi tutte le sere, in ogni spettacolo, inventavamo, perché quando uno deve fare il triplo salto mortale, non è mica vero che gli va sempre bene, deve inventarsi ogni volta di nuovo, capisci? Perché questo Superman non è che lo fa una volta nella vita, lo fa 2 volte al giorno. Quello che le cose impossibili, come il domatore con gli animali, come tutti i grandi equilibristi, su a 12 metri sopra un cavo grande come il mio dito, a fare un salto mortale senza protezione, senza nulla. Noi ci reinventiamo ogni giorno, e tuo zio era un vulcano proprio. Tuo zio era unico. Tu gli hai Dio ne ha fatto uno, non ne farà mai un altro. sempre detto che c'era una roulotte pronta per lui. Ma non una roulotte, tutte erano pronte per lui. La mia mamma, quando lui arrivava, era già pronta a fare i tortellini, perché la tua mamma era bravissima, Maddalena era una cuoca, lo diceva sempre lei: mia sorella, lui, mia sorella è brava, brava, brava. Però signora Alba, anche lei, i tortellini della mamma li ha immortalati nel film, Dei nei film, avanti. clown che l'anno scorso, proprio a Natale, hanno compiuto 50 anni, nozze d'oro, no? Il film I Clown straordinario di Federico, che proprio il 25 dicembre del 1970 esce per la prima volta sul canale della Rai, su Rai 1, e lo ricordiamo, era in L'ho bianco e sentito nero, in tanto. bianco e nero, cioè era Sì. pazzesco, perché allora la Rai non era ancora a colori, quindi No, no, un film no, no. così pieno di colori come era I Clown, con i costumi straordinari di Danilo Donati, escono
in bianco e nero sulla Rai in quella prima serata. Ed è un film che per me è ancora resta straordinario. È l'atto d'amore di Federico in questa sua ricerca, in questo suo viaggio a Parigi, nell'incontro con voi, come racconta i vecchi clown anche, no? Cioè questo fascino, questa magia, dove in questa biografia della storia del clown e del circo si mette anche dentro lui, perché si mette come intervistatore, come dire, faccio parte anch'io di questo mondo. Ma la cosa secondo me straordinaria di questo film, e lo ricordiamo, del 1970, sono passati 50 anni ed era, secondo me, Liana, un film profetico. Cioè lui chiude il film con il funerale dei clown. E lì io ho dovuto litigare con la maggior parte dei circensi, perché io, chi mi toccava, tuo zio moriva, era alta tensione, non potevano criticare un genio. E invece loro, molto molto offesi di questo fatto, dissero tutti, dice, perché dice che il circo è morto? Il circo non è morto. In realtà poi io parlai con Federico di questo, una delle famose sere a cena, quando veniva a trovarci con Giulietta a vedere lo spettacolo, poi dopo stava lì a vedere le prove, poi dopo andavamo tutti dalla Cesarina a mangiare. E questo una sera sì e l'altra pure, una sera sì e l'altra pure, sempre. Con Giulietta che mangiava una cosa, e che lui, che era sempre in dieta, tuo zio era sempre in dieta, non ordinava mai niente, però assaggiava, eravamo magari 15-20 persone, allora diceva, mi fai assaggiare, Liana, guarda, voglio sentire se è quel tortellino buono come sa fare la maddalena o la tua mamma. Allora andava lì e ne assaggiava uno, poi non aveva ordinato niente, poi andava da un altro, guarda le lasagne, e andava. Alla fine aveva mangiato 15 primi, hai capito? Allora, tuo zio, la cosa meravigliosa, adesso ho perso il filo, però milioni di immagini di tuo zio. Sono scesa in campo con i circensi per Loro erano presi a morte. Allora io dissi proprio questo, dico, Federico, però potevi evitare di dire che il circo era morto. Lui mi guardò con molta dolcezza e molta tristezza e mi disse, Liana, ti assicuro che io non ho voluto celebrare la morte del circo. No, dice, è la morte del clown, per quello che il clown ha rappresentato finora, per quello che è stato dell'immaginario dei bambini, per quello che è stato, ora è come una nuvola che se ne sta andando, ma non il circo. Io ho provato in tutte le maniere di spiegarlo, quello del circo, non ci hanno mica creduto. E allora c'è rimasto un po' questo rancore, che invece prima lo adoravo, ma è rimasto un pochettino di rancore, ma a noi non ce ne fregava niente, perché Federico è stato la luce della nostra giovinezza, della nostra, per me, i miei fratelli, è stato, che ti posso dire, quando diciamo Federico è nostro amico, eravamo ricchi, capito? Lui ha sempre detto, i clown sono gli ambasciatori della mia vocazione. Lo continuava a ripetere questo, no? Poi si è reinventato che era fuggito da bambino con il circo, perché forse quello era il suo sogno, no? Quello di salire su questa carovana e cominciare a viaggiare il mondo. Guarda, Francesca, era il sogno di tutti i bambini. Sapessi quanta gente, quanti uomini, più che donne, più le donne pochissime, ma quanti uomini attempati mi dicono, signora, quando io ero piccolino volevo scappare via col circo. Ma quanti? Sì. Tanti, Francesca. Era perché all'epoca il circo era il sogno, l'avventura, era l'avvenimento. Quando arrivava un grande circo in un posto, lo aspettavano tutto l'anno. Era l'avvenimento, capito, Francesca? Sì. Arrivava alle mille la notte, mamma mia, con tre treni speciali di 30 vagoni l'uno, due autocolonne per strada, 320 persone, 90 cavalli, 13 elefanti, ti puoi immaginare, era la favola. Oggi purtroppo questo non ci può essere più. Ecco, questo è morto nel circo, è morto il colosso. Perché oggi come oggi non se lo potrebbe permettere nemmeno Berlusconi un circo del genere, tre treni speciali che viaggiano ogni quattro giorni e tutto quei 320 persone, gli approvvigionamenti, tutte le cose più assurde che costavano follie, il personale, tutto quanto. Oggi nessuno se lo può, un capo di Stato se lo può permettere, capisci? Ma non certamente un privato, una...
Quello è il circo che io dico che non c'è più per il momento, vedremo in futuro. Assolutamente sì, è quello spettacolo delle mille e una notte, quel circo delle mille e una notte parte da un'idea di Federico, parla con il suo Nandino sul set di Amarcord nel 74, nel 75 nasce questo progetto straordinario, questo spettacolo unico, davvero straordinario, e io ho avuto la fortuna, perché voi avete tenuto, perché lo diciamo anche ai più giovani che non hanno avuto la fortuna di vederlo, questo spettacolo, il Circo delle Mille e una Notte, è stato a Roma da Natale del 75 fino alla Pasqua del 75. Io avevo 10 anni ed è stato il primo circo, la mia prima entrata dentro questo mondo fantastico. Sono rimasta, non si poteva che rimanere affascinati. C'erano i costumi di Danilo Donati, che erano pazzeschi, meravigliosi. Mi ricordo ancora, tu devi sapere, tu alle mie spalle vedi il manifesto della Fellinette, no? Del mio cortometraggio. Esatto. Il manifesto è stato firmato dal grande maestro Renato Casaro. E Renato Casaro ha firmato il vostro manifesto del Circo delle Mille e una Notte. Sì, a tutti i miei manifesti del Mille e una Notte, Casaro li firmava tutti, nel senso che noi all'epoca, ecco perché eravamo diventati così famosi nel mondo, noi tre fratelli, perché facevamo degli spettacoli che nel mondo del circense non si facevano, perché noi prendevamo regia, quando non si parlava di tuo zio che aveva avuto questa grande idea, ma tutti gli altri, la regia di Gino Landi, costumi di Danilo Donati per tramite tuo zio, ma però prima avevamo i costumi di un certo Corrado Colabucci. Certo. Corrado Colabucci. Di Parigi, con la Rouge, i costumi ce li faceva Farani, che serviva tra l'altro la Scala di Milano, tra gli altri tutti i film, certo. Tutte le cose, cioè noi facevamo delle cose colossali e di primissimo ordine, ed è per questo che noi siamo diventati famosi nel mondo, nel senso che oggi come oggi, e io quando me l'hanno detto ti giuro ancora oggi non ci credo, però mi hanno detto, mi ha fatto vedere la pagina, e sono nell'enciclopedia dello spettacolo russa, capito? Cioè, vuol dire che ne abbiamo fatto di cose, i miei fratelli ed io, per arrivare a questo. E la Moira nel suo, Orlando nella certo. Però noi abbiamo portato questo, diciamo, noi tre abbiamo portato questi grandi spettacoli. Senti, venivano in America a vederli. Tu mi hai detto una cosa bellissima, che il primo dell'anno lo zio Federico e la zia Giulietta venivano a salutare e a fare gli auguri a tutti gli artisti. A Natale, ancora più bello, che magico il Natale. Il primo dell'anno è una bella festa, ma il Natale è una cosa magica. Allora lui alla mattina, lui e Giulietta, guardati, poi c'è la pelle d'occa solamente a ricordarlo. Toc, 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 sai la sua vocina inconfondibile. Buon Natale! Buon Natale! Sai, guarda. E Giulietta, buon Natale a tutti! Ma gli artisti, anche quelli stranieri, conoscevano Federico Fellini, era troppo famoso, rimanevano a bocca aperta, capito? E noi ti puoi immaginare, ce la facevamo proprio. Era, ho detto, tuo zio è stato per noi il tesoro di Alibaba. Guarda, era una poi parlare con lui era sempre così interessante, e poi aveva questo modo così dolce, così ingenuo di ascoltarti, che ti dava un'importanza, e tu dici, mamma mia, uno degli uomini più importanti del mondo, se non è più importante, mi sta ascoltando, ascolta quello che dico io, sai, piccola umanità di fronte al genio, si sente, anche se solo fa così col dito, si sente che volare. Senti Liana, a chi hai detto di no tu nella tua vita? Ti è mai capitato un'offerta talmente bella, importante, che invece hai detto di no? Cioè un no par importante? Per forza non è. Quando io ero già, diciamo, i primi anni del cinema, perché io ho iniziato nel 58 il cinema, 58-59, sì. Nei primi anni, verso il 63, mi sembra, 62-63, no, prima del 63, ebbi una proposta per Las Vegas, Made in Italy,
dove io ero la protagonista femminile, cercavano una italiana che parlasse inglese, io avevo imparato l'inglese apposta per il film, invece di parlare con... nei film americani si parlava con i numeri, io per quello poi imparai l'inglese, perché dice, in una scena d'amore ti immagini Francesca dire 42, 60, 88, perché loro avevano il labiale preciso solo con i numeri, gli americani, non con le parole, perché la nostra lingua è cantata e la loro no, loro è... E allora i numeri si assomigliavano alle parole loro. Sì. Allora, a me questa cosa mi faceva prima ridere e poi orrore. E ho preso una maestra, me la sono messa lì per 3 mesi, non di più, 3 mesi e mezzo, perché costava una follia. Viveva proprio con me e io non potevo fare altro che qualsiasi cosa parlare in inglese, per andare al bagno in inglese, volevo mangiare, se no non mi davano né da mangiare, non davano, mi chiudevano il bagno addirittura. Per cui io in 3 mesi ho imparato l'inglese. Allora questi cercavano un'attrice che sapesse recitare, cantare, ballare, io tutte queste 3 cose oramai le ho recitare, ballare, cantare, l'ho sempre fatto. Recitare, avevo imparato a recitare. E poi andare a cavallo, fare anche qualche acrobazia e parlare inglese, un inglese che si capisse, non l'inglese dei nostri politici, un altro tipo di inglese, senza far nomi. Senza far nomi. E io ero proprio quel tipo lì, cioè io facevo questo. Allora tu sei entusiasta, 3 anni di contratto, $3,000 la settimana all'epoca. Stiamo parlando dell'epoca. Era, ti posso dire, il mio superattico all'epoca che era 300 metri quadrati di casa, io non ce l'ho più, 300 metri quadrati di casa e 400 metri di terrazzo, costò 16 milioni. Perciò pensa che cos'erano 3.000 euro la settimana per 3 anni. Di $3,000, non 3.000 euro. $3,000. $3,000. Ancora di più erano i dollari. E io entusiasta, sì. Poi mia mamma mi fece immediatamente guardare, Celiana, dov'è che porti la bambina? La bambina era piccolissima. Certo. Era gracilina, Cristina, molto. E dove porti la bambina? A Las Vegas, in mezzo al deserto, perché Las Vegas non era quella di adesso, certo, che adesso è una metropoli dove ci sono 14 cliniche, 3 ospedali. All'epoca era sabbia, i casinò, sai come erano fatti? Una grande facciata alta, piena di luci davanti, e dietro erano capannoni, erano come fossero dei capannoni industriali, i casinò, capito? E per la stessa cosa era nella vita, non c'era praticamente niente, se volevi un ospedale, un dottore buono, no? Io dovetti dire no. E ti, però, per la mia bambina, ti pare che io potessi, potevo venire a casa un mese all'anno, ma nemmeno un mese perché poi c'erano le riprove, per cui erano sui 20 giorni all'anno, una volta, e non poter avere la mia bambina, io tornavo dopo 3 anni e non mi riconosceva più. No. E dissi di no. E poi di no... L'ho detto tante altre volte, per altri motivi. Senti, ma insomma, hai affiancato degli uomini bellissimi, degli attori, insomma, che tutte le attrici hanno desiderato, no? Come Marcello Mastroianni, al quale tu hai dato, ma questo dicono le note proprio nei libri che hanno fatto la storia del cinema, il bacio più lungo della storia del della cinema storia del italiano. Nato fino a quel momento. Era Casanova 70. Esatto. E io feci quella parte che era una particina piccolissima, ma tanto bellina, che dici sì, anche la gente dice, Mariana, sono solo 3 pose. E dico, non importa, sono così incisive, infatti vedi, dopo tanti anni ne parliamo ancora, sono così incisive che mi stanno bene anche 2 pose, dico, non 3. Ed era la storia che di questo uomo, Madame Casanova 70, sì, era uno spericolato, uno che non aveva paura di niente, era uno che osava. E l'amorosa, che era l'unica protagonista vera femminile, era la Virna Lisi, andarono insieme a vedere un circo, era questa la storia, andando a vedere un circo, c'era la domatrice, che era belloccia, piuttosto, tutta stollatina, dentro a dei leoni veri, senza domatore, perché era lei la domatrice della cosa, e lì lui doveva entrare per dare un bacio qua, alla domatrice. Lui doveva entrare e
Io cercai, perché mi cercarono questi della produzione dicendo: signora, ci dia i suoi di leoni, perché i miei leoni erano in Sardegna col circo, per cui si girava a Roma. E io trovai un amico nostro, un bravissimo personaggio, Canestrelli, Riccardo Canestrelli, che mi disse con tutta onestà: Liana, dice, io i leoni li ho, lo faccio volentieri, figurati, ma guarda che i miei leoni sono pericolosissimi. Dice, non ci vanno dentro, non ci vado dentro solo io. Cioè, perché sono tremendi, sono tutti maschi e sono veramente, praticamente erano quei leoni che venivano scartati dagli altri domatori perché troppo irruenti, perché troppo focosi. Lui che sapeva tenerli, li prendeva questi leoni e aveva fatto un numero bellissimo, però lui, non me. Allora facciamo questa scelta. Dico, sì, io la volevo fare. Fammi, Riccardo, va bene, ti ringrazio, va bene. E cominciamo questa scena. Io entro, appena entro dentro, me li vedo tutti alle spalle, prima da davanti e poi dovevo girare le spalle. Cinque bestie che erano di una bellezza, ma erano grandi come montagne, perché quando sono fuori, quando tu sei fuori dalla gabbia, sono piccoli. Ma se tu entri dentro la gabbia, sono grandi come elefanti, capito? Certo. E alle spalle mie... E sopra gli sgabelli, no, non a terra, mi avrebbero mangiato 20 volte, sopra gli sgabelli, con il domatore dietro, che non si vedeva, che gli teneva la voce, Sultan, fermo! E in quel momento c'è la scena, entra Mastroianni, invece di darmi il bacino qua, ma branca e mi dà un bacio che è stato il più lungo della storia del cinema. Allora, io ero un po' così, un po', insomma, sai, un bacio di Mastroianni non è, però io tremavo, ero emozionata, ma non per il bacio di Mastroianni, per la paura che avevo. Ma avevo una fifa che tremavo, ma non di emozione del bacio, di emozione di quelle bestioline dietro. Quando finì la scena, questo incosciente, niente, io ho detto, chissà Mastroianni, poveraccio, che paura avrà. Oh, io in fondo li conosco, in fondo faccio questa vita, ma lui, cinque bestie del genere, sembrava che fosse entrato con cinque barboncini. Niente, non ha fatto una grinza, non ha fatto niente, ma ha preso sto bacio, tutto così. Bene, finisce la scena, tutto bene, tutto bene. I giornalisti soliti cominciano a telefonare. Signora Liana, quel bacio lì, dica la verità. Dico sì, ha emozionato molto, dico, ma più che altro per la paura che avevo dei leoni. Ma dai, signora Liana, lei paura dei leoni, ma si figuri. Quel bacio Mastroianni ha preso la cottarella, Sai, questo mi aveva cominciato a scocciare sto fatto, perché dico, ma perché? Io avevo fatto già tanti film, avevo già baciato tanti attori belli, bellissimi, non mi ero mai innamorata degli attori. Poi, ecco, puoi esserti simpatico, meno male, perché magari se ti sta antipatico, ci devi fare una scena d'amore, ti assicuro che non è piacevole. Mi è successo con Fernando Lamas, che non era molto simpatico e dovevo fare, era un amore stupendo il nostro. Era un uomo bellissimo, Fernando Lamas, aveva la puzza sotto il naso, io odio la gente con la puzza sotto il naso. Certo. E allora non proprio mi stava qua, però abbiamo fatto un film molto bello, ha preso un sacco di premi. Si chiamava Duello nella Sila, era una cosa di banditi, di cose, vabbè, non era un peplo. E ne ho baciati tanti, dico, ma no, signora Liana, lei dai, che ce l'ha presa la cotta, dico, non ho preso nessuna cotta. Baciare un attore per un'attrice, dico, tanto si cerca sempre di fregare il primo piano, perché il bacio serve per metterti te in primo piano, lui ti fa così, allora tu lo spingi di là e fai così. Sì, io cercavo di spiegargli com'era il meccanismo del bacio in cinema. Dico, poi baciare Mastroianni e baciare un manifesto con Mastroianni è la stessa cosa. Francesca non l'avessi mai detto. Un paio di giorni, 2 o 3 giorni dopo, a colonne sui giornali, Liana Orfei dice che baciare Mastroianni è come baciare un cartone. E poi
Io lo continuo a dire, credi, volevo morire, lo dico sempre, quando me lo chiede questa cosa, io volevo morire, perché volevo morire davvero, dalla vergogna, perché poi ci si doveva vedere in doppiaggio, capito, una cosa e l'altra, per cui la vergogna di questo, dico, come lo vedo io la parola adesso quando vado al doppiaggio? Marcellino era delizioso, Marcellino era straordinario, unico, dolce, carino. Marcellino era meraviglioso, guarda, niente, grandi sorrisi. Sicuramente, sai come dire, la birichina, eh? Sì. Io me dicevo, dentro di me dicevo, mazza, mettila, guarda che villana, buzzurra, cafone. Assolutamente. Senti, ma però tu hai detto un no anche che ti ha addirittura rincorso sul glicine a Luchino Visconti, che questa è una cosa pazzesca. Cioè, Bello, che bello. ho letto questa cosa, ho detto, davvero. Luchino Visconti ti è venuto a cercare proprio. Era una serata, era un premio molto importante all'epoca, si chiamava la Caravella d'Oro, lo davano a Genova e veniva questo dentro un grande albergo dove c'era il pieno estate, veniva e ce l'ho ancora, poi te la faccio vedere, guarda, ce l'ho alle mie spalle e ti faccio vedere il premio, che è una caravella in oro massiccio. Ma che bello! Aspetta che mi alzo un attimo, te la faccio vedere. Certo. Eccola qua, guarda, che meraviglia. Guarda che bella! Guarda, Ma con i rubini splendida! al posto, vedi i rubini al posto della coppa. Ecco, Sì, è premio bellissima. molto importante. Ah, certo. E c'era Luchino Visconti, la Morelli, Stoppa e Paolo tanti altri. Stoppa. Era, capito? E io l'avevo preso questo per il teatro, per il Tommaso d'Amalfi di Edoardo De Filippo. E allora, questa serata bella, c'era un caldo, una luna incredibile, sai quelle lune hollywoodiane finte, sembrava piazzata lì da un film, sei stucchevoli quegli americani che ti fanno vedere che rimangono lì, era così, era una serata strana, strana. E lui era in un altro tavolo, io ero in un altro tavolo, lui ha mollato quel tavolo e è venuto al mio tavolo. E ha cominciato tutta la sera, è carino, un grande cavaliere, dai. Luchino Visconti di Modrone, insomma, sappiamo chi era. Grande. E qui è stato un cinguettio tutta la sera, tutta la sera. Poi è il momento di andare via, finito tutto quanto, ci salutiamo. Lui dice: no, 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 no. Mi prende per mano e dice: no, signora Raffaele, lei rimane qui adesso, Liana, perché qui eravamo a tavolo in questo grande giardino dell'albergo. Io abitavo al primo piano di questo albergo, proprio in facciata, e c'ero io, la Morelli e via di seguito, sempre nel primo piano. Era un albergo, primi Novecento, con i balconcini, sai, così, panciuti di ferro battuto con il glicine che sia roba di sogno. Appigliava. Mi ricordo, ti posso raccontare quanti grappoli c'erano, tanto mi piaceva. E allora lui comincia a parlare, io la mattina dopo dovevo prendere l'aereo, arrivare a Roma, mi portavano direttamente alla De Paoli dove dovevo girare i primi piani di un film. Figurati se avevo voglia di stare su alla notte, non credo. Allora dico, no, no, guardi, devo andare perché domani. No, 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 lei rimane qua. No, devo andare, lei rimane qua. Beh, erano già andati via tutti quanti, c'erano rimasti i camerieri che pulivano una palla e l'altra in questo giardino incantato, di questo profumo di tutto. Lui prende, mi abbranca. E io, figurati, che da tanto debole che ero da piccolina, avendo però fatto tanto trapezio, mi erano venuti dei muscoloni così. Per cui lui era bello, ma prende, mi abbranca così per baciarmi e io lo spingo indietro con tutta la forza mia e via che scappo con dentro l'albergo. Ma non perché, credimi, adesso se ci penso mi viene tanto da ridere come risi allora, perché non ho capito anche tutto questo mio impeto, ah, la dama offesa, no, è stato talmente assurdo che lui, così chiacchierato da un'altra parte, non da quella di Donnaiolo, avesse tutta questa furia nei miei riguardi, mi aveva sconcertato. Per cui sono scappata, nel vero senso della parola, perché avevo paura di tirargli un pugno, capito? Perché io poi sono sempre stata una che se le cose non andavano, non mi dovevano far fare niente per forza, io facevo, però mai niente per forza, mai nulla che io non volessi. Se lo volevo, perfetto, andiamo anche sulla luna su un cappello che vola. Però se io non lo voglio, attenti perché meno. Dico, prima che gli do un cazzotto in un occhio, scappo, scappo
mi prendo la chiave al volo che, beh, e vado su al primo piano. Entro in, chiudo la porta, apro la finestra per prendere un po' d'aria. Non te lo vedo che si arrampicava sul glicine. Sembrava Tarzan, Francesca, era una scena da vedere, perché era... A me è venuto prima con un attimo di e poi mi è venuto un impeto da ridere come una matta. Allora sono scappata fuori la Morelli aveva la camera attaccata alla mia. Lo sapevo perché al giorno ci eravamo incontrate in corridoio e lei mi aveva fermato, carina, una grande dama. E mi aveva affermato che gli piaceva tanto il mio ambiente, il circo era una cosa di favola per lei, perché sai com'era una volta, adoravano tutti il circo. Allora io busso forte, forte, dormiva già lei, poverina, da non so da quanto. E viene e dice, signora Eliana, cosa c'è? No, signora, mi fa entrare in camera sua? Sì, venga. Chiude, e io chiudo a chiave subito. Cioè, perché? Dico, c'è Luchino Visconti che mi sta correndo dietro e sta entrando in camera mia dal glicine. Lei prima rimane così, poi comincia a ridere come una matta, che mi ha attaccato. Allora siamo rimasti lì qualche minuto, così siamo rimasti a parlare di lui, che lei aveva adorazione, lei e Morelli, la Morelli Stoppa. I padrini di lui, erano sempre insieme, stavano sempre in compagnia. Sì. Per cui lo conoscevano bene, ed era per quello che lei rideva come una matta, capito? Che poi ho saputo ultimamente da un caro amico, Lippi, da Adolfo Lippi, che lui questa cosa la fece già con un'altra, con una scrittrice famosa, che adesso non mi viene il nome, in macchina, gli fece talmente un avance violenta che lei aprì la porta e si buttò fuori dalla macchina. Per cui non era nuovo, ma era nuovo per me che un chiacchieratissimo Luchino Visconti si arrampicasse sul mio balcone, capito? Che in fondo poi, sente, parliamoci ben chiaro, se ci fosse stata questa avventura, sarebbe stata una cosa da ricordare nei secoli, capisci? Perché io non ero né Alain Delon, né... io ero lì a Norbert. Non era mica male se anche ci fosse stato sto begin. Tu eri un'epifania. Tu eri la sua epifania. Saresti stata la sua epifania, che è molto bella, questa cosa. Pensaci, ma poi è arrivato un levriero afghano. Sì. Agar si chiamava. Mi chiamò dopo, sì, rimanemmo, ci siamo visti un sacco di volte, sì. Dopo, per amor di Dio. Ma mai, logicamente, mai toccato questo argomento. E lui aveva questi levrieri afghani stupendi e li regalava, figliavano, e lui li regalava solo a chi era certo che li trattassero bene. Perché sai cosa? Lui li regalava, poi andava a vedere come li trattavano, gli arrivava all'improvviso, e se non erano trattati come dovevano essere trattati, se li portava via, se li riportava indietro. Senti, questo è da film, la tua vita che sia un'avventura straordinaria da raccontare a un film, io lo ribadisco ancora una volta, perché poterlo raccontare... Ma non sei arrivata nel mio libro all'Africa e all'India e ai lebrosi? Se arrivi lì... Ma lo dobbiamo far scoprire anche agli amici che ci seguono a casa, che devono essere invogliati a sfogliare il tuo libro. Senti, un aggettivo per Orson Welles, tu hai lavorato anche con Orson Welles, un aggettivo per il grande maestro. Mostruosamente grande, mostruosamente, ci vuole grande, immenso. Lui non si dava aria, vedi, ecco quando ti ho detto che con l'Amas, perché, sì, era un personaggio, ma che cos'era l'Amas vicino a Orson Welles? In assoluto. Cioè, sono sulle vie di tuo zio, cioè sono quei geni unici, giusto? Federico, genio unico. Orson, genio unico. E lui emanava una tale forza, una tale importanza, ma non se la dava l'importanza, era normale, era come avesse un alone, che noi tutti stavamo lontani da noi tutti, anche il regista aveva la strizza di lui, perché a parte che era colerico, ma
Era colerico poi in cose giuste, lui non amava l'apprendistato, diciamo, e lui voleva il professionista, perché non accettava le cose fatte per così. Ecco. E allora c'è stata qualche piccola discussione con la troupe, però la cosa che la troupe lo odiava un po' è anche, c'era l'altro protagonista americano molto importante, Victor Mature, te lo ricordi? Victor Mature, Victor Mature. Mamma mia, io lo adoravo Victor Mature. Appunto, lui era il mio marito, il mio amore, Victor Mature nel film, io ero la protagonista femminile e loro due erano i protagonisti maschili. E allora anche a lui gli stava un po' sulle scatole perché l'aveva ottenuto, se no non avrebbe fatto il film, di girare le scene dove c'era lui, Orson, solo di notte, da mezzanotte all'alba. Pensa, una troupe, era un colossal, un vero colossal, con migliaia di persone, una troupe intera che doveva girare di notte perché lui non girava di giorno dormiva, capito? E hanno accettato, evidentemente, questo film poi ha avuto un successone in America, è stato su non so quanti mesi a Broadway, mi hanno raccontato dei cinematografari che erano stati giù, dice Liana, abbiamo visto la tua gigantografia alta due tre piani, è durata a Broadway per 3-4 mesi, cose del genere, era un film molto bello. Allora, questo uomo, che non era neanche un uomo perché era 200 kg, meno 200 kg di personalità, di energia pura, di quegli occhi, quando recitava, veniva in silenzio perché quegli occhi erano grandi come tutto il set, capito? Quegli occhi, la voce bella, bella quella voce quando parlava era, ti prendeva qui, al diaframma ti prendeva. Ti giuro, Francesca, è stata un'esperienza umana, a parte la recitazione, a parte questa, umana da non dimenticare, vedi che non l'ho dimenticata, unica, unica, unica. Quindi questo da Orson Welles a Totò, un aggettivo per Totò invece, perché ha avuto anche la. Un altro immenso, immenso, lui era tutto ciò che si può chiamare di poesia. Lui era impastato di malinconica poesia. Lui, un principe vero, un vero principe, noi lo chiamavamo principe perché lui era il principe de Curtis, no? Ecco, e dicevano che era comprato il titolo, a me non me ne importa niente, per me era il principe come per tutti perché lui era il vero principe. Ne ho conosciuti tanti di principi, quelli di grande nome, di cui non lo faccio perché sono conosciuti da sempre, da centinaia di anni. E quelli non, erano cafoni vicino a lui, dei paesani proprio, lui era il vero principe, signore con le donne, signore con la troupe, sempre del lei, carino. A me aveva una cosa particolare con me, tanto per cambiare, perché ero del circo. Questo mi ha aperto tante porte, la simpatia che io, perché volevano tutti sapere del circo, era un mondo un po' misterioso per la gente, capito? Le belve, le cose. E lui invece voleva sapere solo dei clown. Lui diceva, vero signor Orfei, che i clown, anche quando hanno finito il loro numero, e sono tristi nella vita i clown, vero? E io lo guardavo e dico, no, no, principe, guarda, i clown, finito il loro numero, sono come tutti noi, normali, hanno una famiglia, se uno racconta una barzelletta ridono. Lui mi guardava e mi diceva, no, no, lei non me la racconta giusta, perché il clown non può essere un clown se non ha malinconia, se non ha tristezza. Io cercavo di convincerlo, poi finalmente, a tarda quale sono, ho capito che in realtà lui parlava di se stesso. Quando parlava della tristezza e la malinconia del clown, parlava di lui, di Totò, del principe de Curtis, non di Totò, del principe de Curtis, che aveva questo alone di malinconia, proprio era una nuvola di malinconia. Ma dolce, una malinconia grande. Allora lui voleva che tutto fosse malinconico e io cercavo di farglielo capire. Poi te l'ho detto, quando ho capito che lui voleva quello, sì, principe, i clown sono molto tristi anche quando hanno finito lo spettacolo. Per te ancora oggi, dopo tanti anni, per un
per un ragazzo che entra dentro il circo per la prima volta da spettatore, qual è il messaggio che può arrivare dal circo, Liana, dal mondo del circo? Qual è il messaggio che ci possiamo portare via uscendo da quella tenda, noi spettatori? Di vedere cosa può fare l'uomo, la volontà, l'esercizio, la disciplina, il credere in qualche cosa fermamente, se no non riusciresti, a cosa può arrivare l'uomo? Superman, il trapezista, vola. E volando si aggrappa a un trapezio, a una mano, ma vola. Il domatore è Tarzan. Gli acrobati sono tutti ninja. Cioè, li vedi... Tutto ciò che è nella fantasia, nei fumetti, lo vedi nella realtà. E quando io sono convinta che quando uno fermo, non uno di noi, voi siete fermi, no, voi felini no, non siete fermi, siete del circo, ma dico uno fermo esce dallo spettacolo del circo, esce con un senso un po' incantato, capito, di aver visto una cosa unica. Quando il circo è fatto come deve essere fatto. Perché anche da noi c'è chi imbroglicchia un pochettino, che mettono grandi nomi, grandi circhi e poi fanno vedere poco. Senti, Liana, hai detto qualcosa di magico. Uno fermo come voi, perché tu hai sempre detto, dopo che sei vissuto per tanti anni dentro una roulotte, per quanto bella possa essere, nel cerchio dei cancelli, ecco, nel cerchio dei cancelli, ed è comunque qualcosa in movimento, poi è difficile stare, come dici tu, dentro una casa, no, con le mura e una casa ferma. Non è difficile, è impossibile. È impossibile perché la nostalgia di quello che tu provi nel circo è unico, e io te lo posso dire perché ho provato tutte e due le vite, ferma dopo e in viaggio. E quando io ero ferma dopo, la casa di Roma era l'appartamento. Quando dicevo vado a casa, dicevo vado al circo. Quando invece andavo nella mia casa di Roma, dicevo vado all'appartamento, perché la casa è il circo. Quando tu sei nata nel cerchio dei cancelli, hai vissuto, le tue amicizie sono lì, è anche abbastanza difficile fare amicizie fuori dal cerchio dei cancelli, perché è tutto un altro anche modo di pensare, quello della gente ferma e quello della gente in viaggio. Sono due mondi che si incontrano, e stanno un attimo insieme e poi si rilasciano. Ed è molto più facile che uno di voi fermi entri nel mondo del circo e non lo lasci più, piuttosto che uno del circo entri nel mondo dei fermi e stia fermo per tutta la vita. C'è, ma è molto raro, e c'è molta, molta nostalgia. È bellissima questa cosa che hai detto, sembra una poesia, cioè mi verrebbe voglia di scrivere una vita, canzone, non so, di scrivere una canzone. Anche perché nel circo ci sono gli Stati Uniti del mondo, della pace, cioè ci sono tante razze, tante culture. Il musulmano rispetta il cristiano come il cristiano rispetta il musulmano, avendo la certezza di essere nel giusto, perché non vedrai mai un cristiano offrire qualche cosa che non può bere o mangiare a un musulmano, o dire qualche cosa che può offendere il musulmano. E nello stesso tempo il musulmano, da che mi ricordi io, adesso non lo so perché io un po' di tempo che non faccio circo attivo, cioè circo itinerante, ma per esempio noi, essendo di razza religiosa, arrivando nei paesi, dicevamo già anticamente, poi anche ultimamente, al parroco, se voleva celebrare la messa della domenica del mezzogiorno nella pista del circo. E quando questo succedeva, più spesso di quello che uno possa pensare, tu vedevi che i musulmani, tutti lontano logicamente, però tutti con il cappello in mano
nell'angolo in fondo stavano in silenzio così durante tutta la cerimonia. Nessuno le aveva detto a loro di partecipare alla nostra funzione. Sappiamo perfettamente che sono due religioni totalmente differenti. Sì. Pertanto, anzi, la nostra li sopporta, la loro non sopporta noi. Ma no, invece loro venivano, c'era sempre un capo loro, ecco. E loro venivano, si mettevano sotto le gradinate, così calmi e tranquilli, fino a quando tutto era finito se ne andavano via, con un'educazione assoluta. E io ho visto proprio a Roma una cosa bellissima in un palco, durante l'ospedale. Io avevo fatto un finale, prima i costumi li facevo io, tempo prima. E avevo fatto un finale dove tutti gli artisti entravano così con un grande elmo, entravano con un grande mantello, che aprendo il mantello c'erano dentro, era la bandiera di ognuno del suo paese, cioè c'era di tutte le nazioni del mondo, erano tutte bandiere che andavano in giro, dietro era un mantello normale, davanti era la bandiera. E però arrivavano gli artisti, si infilavano, non importa, oggi eri americana, domani eri svizzera, dopodomani eri italiana. E uno del pubblico entrò in pista a sputare in faccia a uno che portava la bandiera ebraica. Sai chi la portava la bandiera ebraica? Un musulmano. Gli era capitata lui, si era infilata. Sì. Questo musulmano ha preso l'altro musulmano per il collo, l'ha portato fino nel palco, l'ha fatto sedere e gli ha detto, e nella sua lingua poi ce l'ha spiegato, dice: non ti picchio perché sono in uno spettacolo, se mi aspetti fuori vedi cosa ti faccio. Capito? Cioè il rispetto assoluto dell'essere, della religione, di chi sei, questo è il circo. E quando dicono, e qui ci tengo tanto Franceschina, che tu me lo metti bene in rilievo, quando dico, ma tu, anche adesso è venuta la maniera, ho sentito anche la Meloni, che questo mi è dispiaciuto tanto sentire dalla sua bocca, cos'è un circo, facciamo il circo, con disprezzo, dovrebbero stare attenti, perché parlando del circo stanno parlando di gente meravigliosa, di gente che dà tutto, che dà il sangue, che si rompe le ossa per farvi divertire, per quattro soldi che prendono, che non... La gente del circo non diventa ricca, perché è una vita dispendiosa ed è una vita che non una grande vedette prende dei soldi, ma non mette mai via una lira, perché la vita è dispendiosa quella del circo. Insomma, il circo è un ambiente che io vorrei che tanti altri, teatro, cinema, le dico tutti, teatro, cinema, televisione, canto, questo, quest'altro, tutt'altro, avessero. Il rigore che c'è nel circo, l'educazione che c'è, il rispetto per gli altri. Per cui, dicendo circo, dovrebbero dire: vorrei essere nel circo, non dire: non crederai mica di essere nel circo. È una grande palestra di vita. Senti, io vorrei chiudere questa bellissima chiacchierata, che vorrei che durasse per sempre, ricordando che tu sei stata nominata Commendatore della Repubblica Italiana per meriti artistici. Quindi ho parlato con il commendatore Liana Orfei, Lianina, come lo chiamava lo zio Federico. Beh, zia come chiami te. E zia come ti chiamo io. Beh, commendatore, sarà stato una grande emozione ricevere il commendatorato. Sai cosa è stato dentro di me? Una grande gioia per il riconoscimento del mio settore, capito? Cioè, hanno fatto per meriti artistici circensi o anche di altri probabilmente, però hanno fatto una del circo, capito? Io, Liana Orfei, commendatore della Repubblica Italiana per meriti artistici, mi ha dato gioia, ma non mi ha dato nessun orgoglio. Mi ha dato della gioia, cosa? Cioè, commendatore non è... Io, vuoi saperne una? Non ho mai messo una volta le insegne, me le dimentico. E con Paolo che si arrabbia dice: ma una volta almeno, quando vai nelle cose ufficiali, come quando vai a Monte Carlo dai principi, ma mettiti la commenda. Mai messa, ma non perché non la voglio mettere, perché secondo me è un premio che tu ti porti dentro più che fuori. E questa chiacchierata è stata una grande lezione di vita. Io ti ringrazio perché hai raccontato partendo da lontano, con tanta serietà, la storia della tua famiglia, la storia dei tuoi fratelli, la storia del circo, che è stata una grande lezione, davvero una grande lezione di vita. Io vorrei che tu ci lasciassi, perché mi auguro che questo nostro Fellini Magazine divenga un antipasto
per i ragazzi che non conoscono tante cose, che incontrano anche un personaggio e hanno voglia di approfondire, di andare a cercare, di andare a leggere. Deve essere davvero un trampolino di lancio per i sogni, perché chi non ha conosciuto il circo, chi non ha visto mai uno spettacolo nella sua vita del circo, io credo che sia una persona molto sfortunata. Io devo dire che ho avuto questo battesimo col vostro splendido circo delle Mille e una Notte. Questo mi ha cambiato forse tutta la vita. Io voglio. Che belle No, cose stai ma dicendo! Per favore, è così, però io voglio che tu saluti i nostri giovani amici che saranno i visitatori di questo Fellini Magazine con un insegnamento, una sorta di consiglio che tu puoi dare, perché tu sei, lo diciamo, hai un compagno accanto a te che è stato nominato più volte in questa intervista, che si chiama Paolo, che è tuo marito, da 60 anni, fate le nozze di diamanti, ragazze. 60 anni, ci conosciamo da 60 anni, siamo sposati da 40, ma ci siamo sposati da 75, ma ci Comunque, conosciamo da 60 nozze anni. di diamanti, secondo me sono nozze di diamanti, 60 anni insieme sono nozze di diamanti. Qual è il segreto per un'unione così lunga tra due persone che si amano, Liana? Che cosa puoi consigliare ai giovani? Ai giovani voglio consigliare con tutto il cuore una cosa: comprensione, sapersi. Saper perdonare in un attimo, uno deve perdonare l'altro nella stessa maniera, non c'è uomo donna, non c'è questo o l'altro, e soprattutto non offendere mai il tuo partner, perché offendendo il tuo partner offendi te stesso. Tu l'hai scelto, tu l'hai amato e lo devi rispettare, perché vuol dire che allora non rispetti te se tu lo offendi. Anche con atti o altre cose che non stiamo qui a raccontare. E poi ai ragazzi vorrei dire una cosa. Io ho avuto questo insegnamento dalla vita perché sono stata all'inizio molto sfortunata, dovevo morire, mi hanno levato dalle mani della morte per portarmi alla vita e allora io ho scoperto tutto con questa voglia, con questa. E loro, fortunatamente, mi auguro che non abbiano mai avuto nulla del genere, ma e devono avere la mia stessa fiducia, la mia voglia di vivere, la voglia di credere. Bisogna credere e per credere bisogna dare. Non si può solamente prendere, bisogna dare tanto e prendere un pochettino meno, ma soprattutto non bisogna mai perdere la fiducia nella vita, perché la vita è una cosa meravigliosa che io vivo non ora o giorno per giorno, ma attimo per attimo. Quando ho detto all'inizio della nostra intervista, Franceschina, che io sono orgogliosa dei miei 84 anni, li amo i miei 84 anni perché mi hanno dato tanto. E le donne che si nascondono gli anni, ma sbagliano, perché tanto è inutile nasconderli, gli anni ci sono, è la tua esperienza che ti dà gli anni. E l'esperienza è una cosa meravigliosa, è una ricchezza stupenda. Pensa se uno potesse nascere con l'esperienza, sarebbe che cosa? Non dico Dio, però ci arriverebbe quasi vicino. Ecco, credere, dare e sì, anche ricevere, ma soprattutto dare. Allora, io spero davvero di vedere traslato in un film questa splendida avventura e biografia di Liana Orfei, che deve essere assolutamente presa da un produttore e portarla sul grande schermo, perché romanzo di vita vera è davvero il racconto di una donna straordinaria. Per salutarti, tu lo sai, io sono Grazie. circondata da personaggi magici qui nel mio studio. C'è una giraffa che mi accompagna, che mi porta fortuna, ma io ti voglio salutare con questa cara Macai che mi ha regalato lo zio Federico. Ed è magico questo Scaramacai, sai, perché mi ha aiutato in tanti momenti difficili. E allora, con un inchino, lui si inchina alla regina del circo che oggi si è raccontata in questo bellissimo incontro. Grazie, zia Liana. Io Sei una persona meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Sai so. come sarebbe orgoglioso tuo zio se fossi qui in questo momento? E Ma c'è, ecco. lui è con noi, lui è assolutamente con noi e io so che la mia seconda casa è il circo. Grazie. Che bello, che Dio ti benedica, che È bello. così. Un bacio a Paola.
a tua figlia Cristina e a tuo nipote Riccardo. Davvero grazie di cuore di essere stata con noi. Paolo ti risponde dall'angoletto. Baci, 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 Francesca. Paolo, baci, bacioni. Facciamolo, facciamolo vedere, Paolo, perché è un amore di 60 anni. Paolo, facciamolo vedere perché è un bellissimo signore. 60. No, se no ho 64 anni e ne ho 84. No. 60 anni. È l'amore di una vita. Ciao Paolo. Sì. Ciao. Paolo, Paolo è nell'angoletto, l'entusiasta. Grazie, grazie Grazie Eliana. a te, sei stata una cosa meravigliosa. Questo lo ricorderò per tutti i giorni che mi restano da vivere. Ti ringrazio. Io mi porterò con me questa registrazione, questo tuo racconto, è una cosa davvero molto preziosa della mia vita. Sarà ogni tanto me l'andrò a riguardare. Ho piacere di condividerla con tutti gli amici del nostro Fellini Magazine che salgono su una mongolfiera dei visionari come l'ho concepita io. Quindi tu sei una visionaria che sali su con me su questa splendida mongolfiera. Ciao, Che Eliana. meraviglia, che meraviglia! Ciao! Ciao Ciao! tesoro!